Buongiorno! Buongiorno! Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati! Ma stupido papà! Noi siamo in viaggio, ciao amore mio! Dove stiamo andando, mamma? Dove andiamo? Si è appena svegliato, ha fatto un po' di nanna. No amore, ciao patata! Niente, noi siamo in viaggio, stiamo andando a sorpresa, lo scoprirete a breve. Non è vero, stiamo andando a Napoli e così un weekend al volo e non so da quanto tempo non viaggiavamo. Stavamo parlando prima con Fabio, da quanto è che non viaggiavamo? Da quando ci siamo sposati, praticamente dal 2018, tra pandemia e cose varie e figlio, siamo stati fermi. Quindi era la prima volta che usciamo dopo 2 anni. Ci sta sembrando stranissimo. Va bene, amore, saluta un po'. Ciao ciao. Ciao. Saluta pure tu. Ciao. Niente. A dopo. Eccoci a casa con tutto il casino dietro. Oggi è lunedì, siamo tornati ieri sera. Mi sono fatta la doccia stamattina, infatti i capelli non li ho neanche sistemati con la piastra. E non vi ho fatto tante riprese parlate a Napoli perché diluvio universale e quindi di conseguenza era un po' complicato, e soprattutto perché con Francesco col passeggino dobbiamo pensare più a lui che a fare le riprese. Però vi ho messo un pochino insomma di video che ho fatto, forse vi metto qualche fotografia. Mi dispiace solamente che sono verticali perché li ho anche presi un po' in giro da Instagram delle mie amiche, quindi capite che sono un pochino strani di formato. Comunque vi faccio vedere al volo cosa cucino oggi, perché in questo vlog ve lo voglio far vedere. Vi faccio vedere anche come mangia Francesco, perché Francesco lo sto autosvezzando. Non sto facendo lo svezzamento classico e quindi mi piace insomma mostrarvi un po' quello che sta mangiando. Vi faccio vedere anche la cucina e ho apportato un po' di modifiche, sapete che non sto mai ferma e quindi insomma volevo condividerle con voi. Pranzo al volo, questo è dalla Conad, penso che siano buone, forse l'ho presa un'altra volta, non mi ricordo, e sono 4, sono di merluzzo, sicuramente sono più buone di quelle delle rospine che a me non piacciono. Sto facendo la frittata per Francesco di spinaci. Ho messo gli spinaci a cucinare, così metto tutto quanto in forno, e poi un po' di pane perché abbiamo delle cipolle fatte con dei pomodori, così un sughetto come contorno. Thank you.
Allora, eccoci qui, in questa zona è sempre, ragazze, in continuo praticamente movimento e in continua metamorfosi perché ogni tot di mesi mi girano le scatole e cambio tutto. Questa volta il cambio è stato forzato dall'entrata di lui, del Monsieur Cuisine, che finalmente sono riuscita a trovare. E vi farò poi, se volete, vi faccio un video apposito per parlarvi insomma di lui. E ovviamente, se non sapete com'era prima la mia cucina, che poi in realtà è una cucina questa qui vecchia che momentaneamente è sistemata così, andate per vedere i video vecchi, ve li lascio qui nelle schede per vedere un pochino cosa è cambiato. E questa è una modifica recentissima, tipo l'altro ieri, e ho cambiato praticamente qui la situation. E quindi allora, ho cambiato un po', diciamo, la disposizione, quindi ho messo qua il Messier Cuisine, qua ho lasciato la macchina del pane. Se vi ricordate bene, qui prima c'era la parte del caffè, la zona caffè, che ho spostato là sopra con questi due vassoi che ho preso. E qui c'è la zona tazzine, caffè, il montalatte e lì ci sono i biscotti. Vorrei trovare un altro contenitore così, che se non erro ho preso le rospine, non mi ricordo, e per mettere le cialde che invece stanno là dentro, in modo da metterle qua di fianco, o anche di vetro andrebbe bene. Giù abbiamo zona a bevande e zona, diciamo, dispensa. Quest'altra è una new entry, anche lei deve essere sistemata col vaso. E l'altra cosa che è cambiata, vabbè, qui zona pappa Francesco, latte, acqua, e di là il latte. L'altra cosa che è cambiata è questo mobile, messo anche recentemente. E anche questo un riciclo, perché sapete benissimo che riciclo, è un vecchio mobile tipo console per tenere dentro, sapete quelli che avevano i vetri qui davanti a scatto per tenere gli stereo vecchi? Ecco, benissimo quello che ho trovato da mia madre. Devo dipingerlo, penso che lo dipingerò in primavera e lo farò dello stesso colore del muro perché mi è rimasta la tinta, quindi lo faccio uguale in modo che si uniforma la parte. Se lo farò prima, magari lo faccio insieme a voi. L'ho messo qui perché qua ho rimesso la cassettiera nella quale appunto io faccio differenziata di plastica, carta, qui invece ho delle buste e sopra ho fatto la zona praticamente sterilizzatore e poi l'alzatina, che in realtà poi quella mi va sulla cucina quando sistemo. E mi serviva un piano perché avendo prima solo questo non avevo piano d'appoggio e quindi con lui che è arrivato non sapevo più dove mettere le cose. Quindi diciamo che questa è una nuova zona che si è creata. Quindi niente ragazzi, questo video finisce qui. Spero che le modifiche che ho apportato in cucina vi siano piaciute. Fatemi sapere giù nei commenti appunto cosa ne pensate. Ho delle idee anche per l'isola centrale, che come sempre sapete benissimo che non ho spazio. Io vi saluto, vi mando un grosso bacio e come sempre ci vediamo in un prossimo video. Ciao!